a Campobasso con l'estrazione dell'ordine in cui saranno presenti simboli e candidati sulle schede elettorali. Comincia ufficialmente la campagna elettorale. Sentiamo. Dopo aver vagliato la regolarità delle documentazioni presentate ed aver accolto tutte le liste, si è proceduto alla consueta estrazione per stabilire la posizione sulle schede elettorali e a rendere fruibile anche graficamente l'espressione del voto. Al primo posto sulla scheda sarà posizionato il candidato sindaco Orlando Iannotti, con a fianco l'unica lista collegata con il simbolo dei forconi. Il secondo posto è per il sindaco uscente Antonio Battista, con le tre liste a lui collegate, la sinistra per Campobasso, il Centro Democratico e il Partito Democratico. Al terzo posto sulla scheda si trova Roberto Gravina, apparentato alla lista in solitudine del Movimento 5 Stelle. Al quarto posto Paola Liberanome e la lista a lei collegata di Io Amo Campobasso. Quinto e ultimo posto tra i candidati al sindaco Maria Domenica D'Alessandro e le liste collegate della coalizione del centrodestra, e cioè quella dei popolari, di E Ora, poi di Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega. Dunque sono cinque i candidati al sindaco, che sono collegati a 308 candidati al Consiglio Comunale, 11 le liste presenti nella competizione elettorale. A Termoli le liste sono 12, collegate a 4 candidati a sindaco. C'è una diminuzione netta rispetto alle ultime elezioni amministrative di candidati consiglieri. Questa volta infatti sono 278 a fronte di 492 di 5 anni fa. Qualche annotazione di obbligo per le situazioni negli altri comuni in cui si vota. A Campomarino, un comune di oltre 7.000 abitanti, sparisce totalmente un riferimento al centro-sinistra e alla sinistra. Saranno solo due le compagini in contesa, una del Movimento 5 Stelle con Luciano De Luca ed una civica di chiara ispirazione del centrodestra, Nuova Campomarino, con Piero Donato Silvestri. Sfida a due anche a San Martino in pensilis, ma qui la lotta politica è tra i soliti due schieramenti di centrosinistra e centrodestra, con Filomena Saracino, vice sindaco uscente, e la lista Unione per San Martino, ispirata dal PD e da LeU, e Giovanni Di Matteo, attuale capogruppo d'opposizione con la lista San Martino Libera. Problemi a Santa Croce di Magliano, dove era prevista un'accesa competizione a tre, tra il sindaco uscente Donato D'Ambrosio e la sua Patto Democratico per Santa Croce e un altro ex sindaco, Alberto Florio, con la lista Insieme per Santa Croce, oltre che Antonio Petruccelli con Santa Croce Rinasce.